Taranto, Palazzo della Provincia, presso l'Aula Consiliare si è tenuto un incontro che ha visto la presenza, la partecipazione del Sindaco di Taranto, di numerosi sindaci dell'area ionica, di soggetti rappresentativi delle categorie produttive, il Presidente della Camera di Commercio, di Confindustria ed altri. Si è analizzata purtroppo la realtà di ArcelorMittal, una realtà che industriale che calpesta ogni diritto dei lavoratori e dei cittadini, quindi vengono calpestati i diritti sotto l'aspetto ambientale e sotto l'aspetto occupazionale. Una voce, un coro unanime, via ArcelorMittal da Taranto. Non è più possibile alcuna ipotesi che veda la presenza di ArcelorMittal sul territorio, visti i disastri compiuti in termini occupazionali e in termini ambientali, lo ripetiamo, ma anche proprio il disprezzo di ArcelorMittal nei confronti del territorio, visto che non risponde alle legittime e sacrosante lagnanze. In tutta questa realtà, in tutto questo quadro, c'è l'assenza del governo, che sembra aver completamente dimenticato Taranto, l'ha abbandonata, abbandonato Taranto nelle fauci di ArcelorMittal. Questo è il vero dramma. Completamente disattese le belle parole, le promesse del Premier Conte, che era venuto a Taranto appunto giurando di sposare la causa tarantina per quanto riguardava la problematica del siderurgico. Ma iniziamo questa carrellata di interviste con il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Sindaco, ormai è evidente che la misura sia colma, c'è il massimo disprezzo di ArcelorMittal non solo verso la città ma anche verso le istituzioni, e il governo evidentemente tratta Taranto e i tarantini come figli di un dio minore. Però a questo punto, come dire, a mali estremi, estremi rimedi. Una bella ordinanza di chiusura, proprio come monito, come atto forte, sarebbe, non dico il rimedio assoluto, ma sarebbe un bel colpo assestato a chi ha deciso di distruggere Taranto. Beh, direttore, mi permetta di precisare che un'ordinanza c'è già, stiamo già in tribunale. Prende l'esecutiva. A ottobre bisogna aspettare, come dire, che i giudici facciano le loro valutazioni, continueremo a combattere anche su questa strada. Dopodiché molte cose esulano dalle competenze del sindaco, non si tratta qui di fermare semplicemente la macchina, questo è un aspetto del problema. L'altro aspetto è quello di capire il futuro di tutti questi lavoratori, ecco perché serve un tavolo dove concertare un accordo di programma, al netto delle ordinanze che nei tribunali fanno il loro percorso. Lo dicevo perché con l'ordinanza c'è già, dobbiamo trasmettere i significati giusti alle persone, perché poi si equivoca. Il sindaco un'ordinanza l'ha già fatta, è già molto pertinente come ordinanza nelle prerogative che un sindaco ha, perché il sindaco non è Superman, non può fare i fuochi d'artificio, deve stare nella legge, se no evitiamo, come dire, creiamo un effetto boomerang sulle nostre azioni, e siamo in tribunale a ottobre. È evidente che se fino a ottobre questa situazione non si risolve, continueremo a combattere anche con quello strumento che già esiste. No, siccome puntualmente purtroppo si verificano dei picchi di sforamento e nel frattempo ovviamente purtroppo le patologie non si fermano, ecco perché dicevo come strumento per bloccare. Direttore, puntualmente richiamo quel dossier, perché l'ordinanza, una volta che è stata emessa, si fonda su alcuni fatti contingenti, ogni volta arricchiamo quei fatti contingenti presso il giudice, quindi a ottobre ce la dichiariamo, come si dice. Parliamo della posizione del governo. Taranto esprime un sottosegretario alla presidenza del Consiglio con dei ministri, con delega alla programmazione e all'innovazione, un tarantino, il senatore Mario Turco. Con tutto il rispetto per l'operato di Turco, però Taranto continua a essere negletta e schiaffeggiata da questo governo. Sentir dire il cielo di Trieste è azzurro suona come uno schiaffo nei confronti della nostra collettività, una beffa rispetto ai tarantini, la convinzione provata di essere trattati da figli di un dio minore. Ha ragione, direttore, ne abbiamo parlato anche col sottosegretario Turco, lui sta lavorando bene ma sa che non basta più, non poteva bastare, non fanno toccare palla sul dossier Ilva a Turco, e questo non è normale, o è addirittura indice di voler tenere fuori, come dire, i profili istituzionali locali dalle scelte che contano, e noi non ci stiamo, quindi anche il sottosegretario Turco sa che da questo punto di vista dobbiamo cambiare marcia. Benvenga l'unità
unire le forze. Qui stamattina sono presenti numerosi sindaci della provincia, di quest'area industriale disastrata e non solo industriale. Mi sarei aspettata la presenza dei parlamentari, perché il parlamentare rappresenta in sede nazionale il territorio, non ne vedo uno. Ma mi faccia dire, non voglio fare già il processo di intenzioni, è un'iniziativa che è partita da pochissimi giorni con i livelli territoriali. Oggi abbiamo esteso un invito a collaborare a questa piattaforma sia alle organizzazioni sindacali che a tutti i parlamentari. Se non risponderanno a questa chiamata ne trarremo le conseguenze nei prossimi giorni. Giovanni Gugliotti, presidente della provincia di Taranto, un incontro, quello con i sindaci e gli altri soggetti istituzionali, all'insegna dell'unità. Al di là dei colori politici, la guerra, quella giusta, quella per la difesa dell'occupazione, per la difesa del diritto alla salute e alla vita, è contro ArcelorMittal. ArcelorMittal non può più restare sul territorio. Assolutamente sì, noi abbiamo sostanzialmente contestato due cose. Uno, il comportamento del governo. Il governo che prende decisioni sulla nostra testa, prende decisioni senza minimamente ascoltare i rappresentanti istituzionali del territorio. Tutti i rappresentanti istituzionali vengono ignorati, nonostante noi a più riprese abbiamo chiesto di poter dire la nostra, quantomeno di essere consultati, mettiamola così, ma siamo stati completamente ignorati. E poi la seconda contestazione è proprio riferimento ad ArcelorMittal. ArcelorMittal si sta comportando malissimo rispetto ai suoi dipendenti, quindi in team di esuberi. Ogni giorno arriva una proposta peggiorativa rispetto a quella del giorno. Licenziamenti per chi apre la bocca. Anche c'erano le liste di proscrizione ormai, dai tempi dei romani che non vedevo sono più. Sono ritornate. Detto questo, stanno poi anche maltrattando le aziende dell'indotto. Aziende dell'indotto che già vivono una situazione di profonda difficoltà, perché vengono fuori da una situazione di crediti che non si riescono a riscuotere, che non si sa mai se potranno essere riscossi, legati quindi alle precedenti gestioni, e che oggi pensavamo quindi trovare un partner industriale serio che, come dire, onorasse i debiti, e invece oggi ci troviamo a vivere un'ulteriore situazione di difficoltà, e queste le nostre aziende non se lo possono permettere. Quindi noi stiamo contestando tutto questo e siamo pronti ad andare avanti in un'azione dura di battaglia e di scontro, perché così non può andare. Franco Andrioli, sindaco di Statte, l'area statese è terribilmente toccata, minata, lacerata dai disastri ambientali di Ilva ArcelorMittal. ArcelorMittal non risponde. E neanche il governo risponde. Ma su questo credo che siamo arrivati al capolinea, abbiamo fatto una squadra, io direi che abbiamo fatto la nazionale invece di una squadra normale, abbiamo intrapreso questa strada per il bene comune di Statte, di Taranto, di tutta l'intera provincia, degli interi cittadini, di tutti quanti. Questa strada io credo che è a senso unico, non torneremo indietro, o il governo si siede al tavolo e decide con gli interlocutori tarantini quello che vuole fare, quello che intende fare. Non è più possibile chiedere e produrre a Roma tutto quanto e poi portarci il piatto servito. A questo non ci stiamo più, credo che i messaggi stiano arrivando chiari al governo, e quindi da domani la guerra, se guerra si può chiamare, guerra istituzionale, siamo pronti a farla e non tornare più indietro. Siamo con il sindaco di Massafra, il dottor Quarto. Insomma, una realtà, quella di ArcelorMittal, che non risponde al territorio. Le istituzioni, anche a livello governativo, sembrano volere una nuova realtà industriale che veda coinvolta Invitalia con la presenza di ArcelorMittal, ma il vero problema è ArcelorMittal. Assolutamente sì. È una realtà che questo territorio va raccontando già da alcuni anni, nelle dinamiche rispettose delle istituzioni, eccetera, che secondo cui ognuno deve fare la sua parte. Questo territorio vuole precisare che ArcelorMittal è stata totalmente inadempiente in questi anni rispetto a tutti gli impegni presi. Quindi, al netto di ogni altra valutazione, abbiamo in casa un inquilino che distrugge casa nostra, che non fa manutenzione ordinaria, straordinaria, che non rispetta le regole. Potrei allungarmi raccontando
le ore che abbiamo perso ad ascoltare con gli auricolari le traduzioni dei piani industriali, dei piani ambientali fatti a Roma con i vari governi. La realtà è che oggi tutte quelle belle parole che ci sono state tradotte non si sono tradotte in realtà, per cui la parola d'ordine di questo territorio è che ArcelorMittal deve andare via da questo territorio. Lo chiediamo con forza al governo, convinti che una soluzione successiva senza questo soggetto interlocutore possa migliorare le condizioni del Tarantino. Luca Lopomo, sindaco di Crispiano. Certamente c'è l'amarezza del popolo tarantino per essere stati abbandonati dal governo. Certamente l'iniziale contratto di governo, le promesse della campagna elettorale, la presenza di un sottosegretario alla presidenza del Consiglio tarantino non hanno purtroppo riscontro nei fatti. Taranto è abbandonata al suo destino e se prima si poteva accettare, seppure per me è una cosa, era ed è una cosa inconcepibile, il fatto di dire ma la grande industria inquina però assicura occupazione, ora abbiamo inquinamento alle stelle con picchi davvero sorprendenti e l'occupazione decresce perché i tagli del piano industriale proposto dalla Morselli prevedono 3.300 esuberi, oltre al fatto che i lavoratori ex Ilva in AS non verranno più reintegrati. Sì, non è più accettabile, non è accettabile soprattutto che non si ascolti un territorio, questa è la cosa più grave che ha anche di conseguenza cementato tutti gli enti e le istituzioni del territorio di fronte a un muro di gomma che su questa questione non riesce a fare passi in avanti. Devo dire ad onor del vero che il governo con il sottosegretario Turco per esempio sta facendo un lavoro ottimo rispetto al CIS e alle risorse che sono delle risorse che spettano di diritto a questo territorio. Però parallelamente non c'è la tutela ambientale né occupazionale. Però parallelamente al sottosegretario Turco non fanno toccare palla su Ilva, sulla quale si discute su altri. Sembra ArcelorMittal inarrestabile in tutti i sensi, sembra legibus soluta, non soggetta a ogni dettame legislativo, sembra, detto in parole povere, può fare quello che vuole con la complicità delle istituzioni. Gli interessi che si muovono dietro a Mittal, dietro a queste trattative eccetera, sono evidentemente interessi finanziari che stanno davvero in alto e hanno ancora la presunzione e l'arroganza di poter decidere e far decidere anche un governo senza il territorio. Ecco, io chiedo al mio ministro Patuanelli, al presidente Conte di avere con umiltà e coraggio di fare un passo indietro e di fare quello che aveva detto anche il presidente quando scese qui a Taranto, di coinvolgere il territorio e, come ho ricordato anche in conferenza stampa, di rispettare quello che lui ha sempre scritto anche nei suoi libri, no? La responsabilità di impresa. Non esiste un'impresa che riesca ad avere successo, che faccia profitto in un territorio senza rispettare quel territorio. Mittal non ha rispettato lavoratori, non ha rispettato cittadini, non ha rispettato enti locali, non ha rispettato imprese e non possiamo quindi più accettare, per il rispetto e il ruolo che noi abbiamo come istituzione, che questa azienda ancora venga pregata di continuare a stare su questo territorio. Se ne vada e facciamo l'accordo di programma e costruiamo insieme il futuro di Taranto. Vito Punzi, sindaco di Montemesola, il suo giudizio su ArcelorMittal penso sia sulla stessa lunghezza d'onda del presidente della provincia, del sindaco di Taranto, degli altri sindaci. Fare sistema per isolare e sostituire chi evidentemente ha tradito Taranto, ArcelorMittal. Finalmente, direi, l'area di crisi che pone finalmente le basi e i presupposti per rivendicare il ruolo che abbiamo, e quindi senza ombra di dubbio il messaggio l'abbiamo inviato chiaro, tutte le trattative devono essere non più in barba a questo territorio che ha fin troppo pagato lo scotto di essere in qualche modo messo ai margini, e quindi è arrivato il momento di, userei questo termine forte, di fare delle barricate. Noi chiediamo a tutte le istituzioni che sono in carica e che si propongono alle varie cariche istituzionali di venire insieme con noi a perorare la giusta causa
e per tutta Taranto e provincia è arrivato il momento di far veramente rispettare lavoro, ambiente, territorio, cittadini, tutto. Per una volta il territorio, almeno diciamo che la guerra contro ArcelorMittal è stata capace di coalizzare le forze del territorio, i sindaci. In genere il sud e l'area ionica spesso ha presentato divisioni, dovute queste divisioni alle concezioni partitiche. Questa volta si superano gli steccati partitici e si fa fronte comune. Diciamo che nel male di ArcelorMittal questo è stato ed è l'aspetto positivo. Ma noi abbiamo dato più volte dimostrazione che rispetto al nostro territorio siamo capacissimi di metterci insieme. Il patto dei sindaci ne era un esempio, le unioni dei comuni sono un esempio e quindi questo è un problema che deve vederci tutti insieme finalmente. Sì, se poi vogliamo fare una battuta e vogliamo anche ringraziare ArcelorMittal per averci messo... Non tutti i mali vengono per nuocere. Tutti, però voglio dire, tornando un po' al tema, sì, noi siamo, questo è l'esempio di un territorio che deve necessariamente andare verso un'unica direzione, quella del rispetto. Siamo con il presidente della Camera di Commercio di Taranto, il Cavalier Sportelli. Bisogna, almeno per quanto mi riguarda, usare i termini giusti, anche se molto duri. ArcelorMittal è una realtà criminale perché sta permettendo che lo stabilimento crolli a pezzi, non fa nulla, dico nulla dal punto di vista ambientale. Taranto è abbandonata al suo destino, abbandonata anche dal governo. Ma guardate, noi come istituzioni parliamo con il proprietario o il conduttore del momento di questo grande stabilimento che condiziona, ha condizionato e condiziona il destino di tutto il territorio della popolazione ionica, condiziona il destino dei cittadini perché si investono su fatti ambientali, fatti legati alla salute in maniera negativa, interviene sul fatto del lavoro perché comunque occupa una massa 15.000 direttamente o indirettamente dipendenti lavorano per questo stabilimento, interviene negativamente con questo suo modo di operare nei confronti di tutte le imprese dell'indotto che vengono di volta in volta messe in difficoltà e si crea una causazione circolare, il fornitore che non viene pagato a sua volta non paga i dipendenti, non paga le tasse, non paga altri imprenditori, quello a loro volta non pagano altri dipendenti, altre aziende, quindi si deprime tutta l'economia del territorio. Quindi noi desideriamo semplicemente, siccome siamo i portatori diretti delle istanze del territorio, dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori tramite anche il mondo sindacale, avere degli interlocutori che ascoltino le esigenze e le soluzioni che propongono siano vere soluzioni per il territorio e non dei palliativi che valgono 6 mesi e poi siamo punto a capo magari con delle situazioni, delle problematiche ancora peggiori da affrontare. Ci saremmo aspettati molto di più dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il senatore Mario Turco. Devo dire, per quanto riguarda Ilva, non parlo di CIS, ma il suo impegno ci sarà anche, ma non si vede. Ma guardi, io giudico raramente le persone, io vedo questo giovane sottosegretario che è un tecnico, è un professore. È vicino alla Camera di Commercio però, è un giudizio di parte il vostro. Cioè, posso parlare di quel professor Mario Turco perché lo conosco, so che è una persona valida, non è un politico, si è stato insediato in un ruolo politico, sta facendo del suo meglio e presumo che non ha la possibilità di parlare di Ilva perché sarà un mandato che è stato relegato a qualche altro governo. Però da Tarantino dovrebbe intervenire, da sottosegretario, la massima carica che ha avuto Taranto a livello governativo. Io ci ho parlato e mi ha detto: Presidente, io cerco di costruire delle cose nuove, va bene? Io sto cercando di portare delle nuove opportunità su Taranto, per l'Ilva ci penserà qualchedun altro. Antonio Marinaro, Presidente di Confindustria Taranto, la presenza di ArcelorMittal non solo è ingombrante ma è dannosa. Però già in principio, visti i precedenti, tristi precedenti internazionali di ArcelorMittal,
il quadro di questa realtà industriale era, era chiaro, era evidente, forse è stato sottovalutato. La proprietà dello stabilimento è dello Stato. I governi dal 2012 ad oggi non hanno deciso a favore del territorio. Dal 2012 ad oggi sono state avviate, prese ed avviate una serie di decisioni che evidentemente non hanno riscontrato le aspettative del territorio, tanto in termini ambientali, tanto in termini economici. Presidente, è evidente che ora come ora l'unica, a mio avviso, l'unica soluzione è la chiusura. Che senso ha avere in piedi uno stabilimento che è in perdita, economicamente è in perdita terribilmente, che non assicura occupazione, che produce morti e tumori, che ce lo teniamo a fare? Va chiuso senza se e senza ma. Sulla chiusura abbiamo seri dubbi e ovviamente siamo contrari. La chiusura determinerebbe una seconda Bagnoli, la chiusura determinerebbe bonifica a carico dello Stato. E dal 2012 ad oggi, come le dicevo, i risultati sono quelli odierni, per cui pensare ad una chiusura, io purtroppo ho un'impronta industrialista. Immagino una catastrofe. Io rappresento Confindustria, abbiamo un'industria, rappresentiamo evidentemente un pensiero industrialista. Ma di un'industria attuale, un'industria che rispetti l'ambiente, un'industria che rispetti il territorio e le ricadute economiche. Per concludere però, Presidente, la vera catastrofe sono i morti di cancro, gli ammalati di cancro, questa è la vera catastrofe di Taranto. Cioè noi abbiamo paura, avete paura di cosa potrebbe accadere senza Ilva, io invece ho terrore di quello che già sta accadendo e cosa accadrà con Ilva, ArcelorMittal. Il rispetto assolutamente considero vivo questa città, per cui le mie risposte, le mie posizioni responsabili sono innanzitutto da cittadino di questa città, oltre che da imprenditore, ma innanzitutto da cittadino. E vivo questa città e la vivo come residenza molto vicino all'impianto industriale, per cui non sfuggo a nessuna forma di responsabilità e di conseguenze tanto negative ambientali e tanto negative in termini economiche. Ed era per questo il motivo delle aspettative di questo territorio, ricaduta ambientale, ricaduta economica, che evidentemente non si avrebbe in nessun motivo con una chiusura dello stabilimento. Sono convinto però che al di là di eventuali chiusure dettate dalla magistratura o quant'altro, sarà il mercato a condannare il ArcelorMittal, perché la legge del mercato è inesorabile. Lasciamo che lo dica la legge del mercato, ma nel frattempo che si esprima definitivamente il mercato è necessario che il tutto vada nel verso delle aspettative del territorio, ricaduta ambientale, ricaduta economica. Vincenzo Cesario, presidente di Agromed, ora più che mai la realtà di ArcelorMittal, questa industria, io definirla selvaggia e poco, dovrei dire criminale, ci sta facendo aprire gli occhi e forse si arriva alla convinzione un po' unanime che il territorio di Taranto non può e non deve vivere solo di acciaio, anzi potrebbe rinunciare all'acciaio perché comunque gode di numerosissime risorse naturali, risorse appunto del territorio, risorse del patrimonio storico, archeologico, il mare, il turismo. Agromed stessa valorizza appunto i beni di madre terra. Assolutamente sì, io non so se possa fare a meno dell'acciaio, però quello che sicuramente so è che si possa vivere anche con altre economie, e cose per le quali Agromed si sta impegnando. Si sta impegnando per cercare di far sì che vi sia sempre più un'agricoltura più industriale, quindi una diversificazione del mondo industriale, e al tempo stesso anche un'industria più sostenibile. E questo è il compito che si è assunto Agromed all'interno del percorso che ha disegnato con il suo azionista che è la Camera di Commercio e per il quale da società benefit si sta accingendo ad operare. Anche perché c'è una legge inesorabile che è quella del mercato. Il mercato sembra condannare ArcelorMittal essendo un'azienda comunque in perenne perdita, quindi al di là, ripeto, delle valutazioni eventualmente giudiziarie e quant'altro circa l'inquinamento, c'è però una legge del mercato che dice che quando va in perdita puoi andare avanti ma non all'infinito. Beh, se parliamo di mercato, guardi, mi lasci pensare ad Alitalia, ad altre strutture dello stesso tipo. Il governo si accanisce a non staccare la spina, potremmo dire.
Ma non mi sembra che per l'Italia qualcuno abbia fatto delle crociate per staccare la spina, per cui non mi appassiona questo tema. Se un'azienda in perdita... L'Italia non fa i danni che fa ArcelorMittal. Noi abbiamo sempre sostenuto, io ho sempre sostenuto da cittadino di Taranto, che non baratterei mai neanche un posto di lavoro, un milione di posti di lavoro con una sola vita umana, e questo sicuramente è un dato di fatto. Che si debba lavorare sulla diversificazione industriale è un altro dato di fatto, per il quale il mondo imprenditoriale si sta muovendo, Camera di Commercio si è fatta porta attrice e attrice su diverse direttrici, dal fashion, dall'agroalimentare, lo stesso progetto Agromed è una testimonianza di quello che si vuol fare. Che poi si possa fare a meno dell'industria manifatturiera, questo non sta a me dirlo. Sicuramente abbiamo bisogno di un'industria manifatturiera, di un'industria dell'acciaio che sia ecocompatibile ed ecosostenibile.